Buonasera, ben ritrovati. Siamo qui all'Ippodromo Marcoveggio di Bologna, come in attesa ovviamente dell'arcobaleno. Non c'è. Io però sono sicuro che adesso arriverà, Ah perché beh, guardala come nero, guardala è come. già la terza volta che piove, temporale estivo, però scrosso d'acqua e poi torna il sole. Va bene, Però d'accordo. l'arcobaleno noi siamo qui e vi daremo resoconto del quando L'arcobaleno non arriverà, no? c'è, ma l'arcoveggio c'è. L'arcoveggio, cioè l'arco è l'importante del L'Arclis, tutto. l'Arclis. Allora io chiedo scusa dell'assenza, ma è una mia responsabilità perché, scusami, adesso lo dico, lo posso dire, Dillo, dillo. no? Mi sono dovuto seriamente impegnare perché il neurone che mi è stato dato in dotazione l'ho impiegato per scrivere Un libro. un libro che parla di cavalli. Beh, capito l'originalità? Cioè parlo di cavalli, no? Benissimo. Non l'avrei mai creso. Pensavo che scrivessi un libro di cucina. E quindi sai mettere le virgole, i punti, anche delle frasi, Ah sì? no? Cioè, Sai una che, lo roba! sai cosa ho fatto io quella volta che ho scritto io? Li ho messi tutti alla fine, poi ho detto ognuno se li mette come cazzo gli Guarda, pare. sarebbe con i trasferelli, no? Io Funzionano tutti, li quelli, ho no? messi tutti alla Funzionano quelli. fine, punti, virgole, due punti, punti. Ognuno sceglie. Guarda, adesso credo che non dirò fare più in tempo, però un attimo per il prossimo. Esatto. Però io volevo, con questo lo chiudo. Allora, il libro si chiama, lo dico ufficialmente, sarà disponibile, speriamo a fine mese, si chiama Smooth Like Oil, liscio come l'olio, questa è la traduzione che sarà compresa nel titolo, e in cui raccontiamo la storia incredibile di un cavallo che magari qualcuno Il conosce, titolo so, sì. Equinox B. Equinox B ha una storia Non che era non è più bello una. Equinox B invece di tutte quelle parolacce che hai detto fino adesso? Tu No. mettevi Equinox B. No, ma perché c'è un Ah, motivo. Comunque, va bene. sappi, con questo lo chiudo, che sarà appunto disponibile, speriamo da fine di mese, ci saranno anche i coupon per la prenotazione, ma il tutto è stato fatto solo per una cosa, perché io ero invidioso di te. Che tu il libro l'hai fatto, io no. Oh, già tu sei quello bravo che sa tutto di Il cavalli, libro sei l'enciclopedia, hai 2000 anni. è L'hai introvabile, fatto o non l'hai è fatto il andato a libro? ruba, è andato come il pane, è andato via come il pane, è andato a ruba, l'hanno Ma perché rubato. non lo rifai? Rubato. Fare una corsa sulla Parigi-Roubaix, ecco, sì, Quindi adesso io sono bene, pane, eh? Nel pane, momento che c'è bene, sono pane, siamo non devo più pari, niente. sì, però tu 2000 anni non ci arrivi, ecco, io invece ci sono già arrivato, Scusami un attimo, non ecco. abbiamo fatto cuffata. Io, Vabbè. ecco. Allora, no, comunque questo è il motivo cioè, sono stato un po' Ma impegnato io, tu no. adesso abbiamo Però adesso, visto che tu molta carne al fuoco, hai ma avuto tempo molta, eh? Sì? di. Allora, Sì. raccontaci un po' in questi 15 giorni di mancanza di perle. Facciamo due o tre perle in cui condensiamo. Allora, partiamo già dalla settimana scorsa. Qualche notizia, qua e Nessuna. Sì, Nessuna notizia. uno fa tutta una enfasi. Nessuna Insomma, è notizia. tornato in pista Bon Jovi, porco Giuda, non lo vogliamo dire che è tornato in pista Bon Jovi? Ecco, Tu che sei il. tornati in pista Bon Jovi a Roma, grande, grande corsa, grandissima corsa, 27 a partire, andato in testa, poi in retta d'arrivo, rallentato un pochino, comunque fa ancora quarto, 12-3 dopo un bel po' che non correva, il cavallo bello tonico, manca ancora qualcosina, però direi che Con tra lo Cisano, noi l'avevamo Con detto, lo eh? Noi Cisano, l'avevamo detto, sì scoop, sì, puntata di pelle di rana, lo scoop. con lo Noi Cisano, l'avevamo, sì. adesso però ci manca di completare lo Sì, scoop. Perché? Perché qui dopo chiudiamo la prima perla. Allora, domenica c'è Giovanardi domenica c'è Giovanardi, e domenica c'è corre Denzel e corre Trebb. Denzel Trebb. Chi guida Denzel Trebb? Dovrebbe essere Andrea Guzzinati, Che secondo era quello che noi avevamo anticipato. Ma anticipato. noi lo facciamo così, Sì, sappiamo del niente. resto. Sì, domenica rientra finalmente Denzel Trebb, che è tutto un chiacchiericcio, dove è finito, cosa ha fatto, non ha fatto niente. Il cavallo sta benissimo, il cavallo non ha corso per scelta, non è stato voluto rischiare per dei gran premi minori, cavallo da gruppo 1 deve fare i gruppi 1 e poi vedremo lo sviluppo delle corse. Quindi domenica, mi raccomando, tutti a Modena per vedere lo spettacolo del Z3. Però, perdonami, c'è stato anche a Padova qualche gran premio? Allora, lì devo dire, a Capisco proposito, tutto, eh? Capisco tutto, ma parliamone. parliamone. Allora, qua ingegnere,
ingegnere Biasuzzi qua, io ho giocato qua, giocato a 26, quindi 26, Danger B 26, quindi ingegnere vuole ritornare a qualcosa. Ciao Mauro, no, grande corsa di Danger. Grande corsa veramente. Questa non era come niente, no, non la sapevo, ti guardavo sì. In maniera. No, ce l'ho pure in tasca. Io invece ingegnere grazie perché l'ho giocato piazzato io, no? Quindi sì. Alla fine. 26 Mauro, 26. E no, grandissima corsa, effettivamente grande corsa dei Serbi, adesso altro spettacolo da vedere. Però ha rivinto Simioli. Grande Simioli. Del Vergio, una corsa più che significativa. Sì, la pista era così. Sì, ha speso a partire e poi ha tenuto alla fondo, ma veramente cattivo di Deser B, e quindi altro spettacolo per Modena. Complimenti. Ecco, questo l'ho solo fatto ed ecco, vedi, quando si abbassano le luci vuol dire che siamo andati. Esatto. Per cui state con noi per la prossima perla. Ciao.